Allora, rubo il suggerimento datoci da Sandro, perché sembrerebbe che a sole alto i calamari qui non mangino più, invece siano abbondanti da altre parti. Quindi ci spostiamo e andiamo a vedere se ne riusciamo a prendere qualcuno. Assolutamente, più. Via, andiamo. La situazione che stiamo vivendo qui a Trieste è abbastanza particolare, perché credo che sia l'unico posto in Italia dove i calamari si riescono a pescare da riva quando il sole praticamente è alto. Sono le 10 e, come si può vedere anche da quanta gente c'è sulla scogliera, sembra che sia una delle ore più propizie per pescare questo cefalopode, che nelle altre parti d'Italia invece si pesca prettamente all'imbrunire, se non addirittura di notte. Il perché, personalmente, è un mistero. Adesso ci siamo spostati in un punto che col sole alto sembra essere migliore, probabilmente per il fatto che abbiamo un fondo maggiore subito davanti a noi, appena gli scogli praticamente finiscono in acqua. Ragazzi, ora il sole decisamente è troppo alto, i calamari hanno cessato la loro attività, fra un pochino riprenderanno, e allora cosa fare? Niente di meglio che andare qui nel nostro negozio di fiducia, risettare un attimino le idee e vedere cosa dobbiamo preparare per il pomeriggio.
riassumiamo brevemente l'attrezzatura con cui abbiamo pescato oggi. Allora, Shimano l'anno scorso ha introdotto una serie di canne dedicate ai predatori. E l'unico predatore d'acqua salata che ha meritato l'attenzione di questa serie è proprio il calamaro. Infatti questa canna viene chiamata Ori, che in giapponese vuol dire calamaro, e la serie prende il nome di Yasei, che tradotto proprio in lingua nipponica significa predatore. Quest'anno invece Shimano ha introdotto una canna, diciamo, più interessante sicuramente come prezzo, perché costa meno della Yasei, la filosofia è la stessa, tanto che riporta lo stesso nome, ma il colore è completamente diverso, infatti prende il nome di Yasei Red. Anche questa canna è dedicata alla pesca ai cefalopodi, quindi con un'azione molto rapida, molto secca, diverse lunghezze da 2,10 m a 2,70 m, con diverse azioni di lancio studiate appositamente per pescare con le totanare Shimano. Assieme alla Yasei Red, Shimano ha introdotto quest'anno un mulinello molto molto interessante, si chiama Aernos, è un mulinello di fascia medio economica, però con delle caratteristiche, soprattutto una cosmetica estremamente accattivante. Lo potete vedere da voi, questo mulinello sicuramente sembra di classe superiore e assai più costoso rispetto a quello che in realtà costa, quindi pertanto quando entrerete in un negozio sicuramente rimarrete piacevolmente sorpresi dal prezzo di questo prodotto. In bobine è sempre bene utilizzare un multifibra dello 006 o al massimo dello 010, con uno spezzone di circa 50 cm, un metro di 0,25 di fluor carbon. Dico fluor carbon perché il calamaro è un animale che ci vede molto molto bene, e quindi soprattutto di giorno il fluor carbon, per le sue doti innegabili di trasparenza rispetto al nylon, è sicuramente più indicato. Poi ha una resistenza di circa 20 volte superiore rispetto al nylon, quindi ci torna utile anche quando peschiamo in luoghi particolarmente ingombri di ostacoli, perché se tante volte incastriamo l'artificiale, diciamo, arrocchiamo l'artificiale sul fondo, oppure lo strusciamo sulle rocce, la resistenza del fluor carbon è sicuramente superiore rispetto a quella del nylon.